Che dire, care amiche ed amici di YouTube, a meno di un anno ci ritroviamo con non uno, ma se con sette attentati a Parigi, a meno di un anno della strage di Charles Hebdo. E adesso è l'ISIS. Riuscirà Putin a sconfiggerla, ad eliminarla? Riusciremo noi europei a evitare che si sparga in Europa e per il mondo? Ci sono convenute queste primavere arabe o ne stiamo scontando le spese? Beh, comunque è triste. Quanti morti? A meno di un anno da Charles Hebdo è successo questo catastrofico fatto qua, sette attentati. Veramente, è un qualche cosa che ancora non riesco a concettualizzare. Però guardo la tele e non ci posso credere. Sette attentati a Parigi e decine e decine di morti. Addirittura stanno massacrando gli ostaggi uno a uno. Che tempi che stiamo vivendo? Che tempi che dovremo vivere? A meno di un anno da Charles Hebdo è successo qualcosa veramente pazzesca. Ripeto, sette attentati. E noi in Italia come stiamo messi? Che abbiamo meno controlli, siamo più permeabili, abbiamo le frontiere più permeabili. Riusciremo a difenderci? Non lo so. Adesso carico questa anteprima, più in là in questi giorni farò un video sull'argomento, come già ho fatto meno di un anno fa circa la strage di Charles Hebdo. Beh, allora grazie di seguirmi. Qui il vostro Sant'Egian, a meno di un anno da Charles Hebdo. Non uno, ma sette attentati. E io sto guardando i telegiornali e sto attaccato a internet perché non ci posso credere, realmente. Ciao.